Non voglio i broccoli! Non voglio i vostri dannati broccoli! Io da me! Non mi piace la verdura! Ragazzi, ho appena scoperto una cosa. In teoria, se vado in giro per la mappa, dovrebbe esserci qualche segreto qui. Ah, qua! Questa! Hai capito! Samurai gigante! Allora, in giro per le mappe hanno nascosto dei segreti che possiamo cercare per sbloccare delle unità incredibili. Eccolo qua! Qua c'era un drago sotto questi alberi. Perfetto! Prendiamolo! Abbiamo trovato i Bob Ross con i draghi sputafuoco! Geniale! Ok, nella mappa dei vichinghi invece... Mi sa che l'ho trovato! C'è una testa sotto la neve! Ok! No, vabbè, l'Ice Giant! Ok, proviamo a metterlo. 6.000 costa. Porca vacca. Cioè, cosa fa sto robo contro tipo tutti questi? Vediamo. Guarda che gli fanno fuoco e lui bam! Li butta subito via. Menefreghista al massimo. È come il grifone di Stick War Legacy. Anche più potente. Vediamo invece gigante contro gigante. Manco i mammu. Boh! Che battaglia! Si guardano per un attimo e poi boom di pugno. Perché il loro cervello capta solo pugni, solo aggressivi. Ogni tanto un balletto, ma per il resto pugni possenti. Uè, uè, uè. E poi bam! Guarda che roba! Che possentudine! Che possentudine! Sberletta nel sedere, vince il rosso! Andiamo a vedere altre mappe. Medieval 2. Ok, questa è la mappa del Medioevo, quindi vediamo un po' che succede. L'albero! L'albero si sta sbloccando! L'ho trovato! Quest'albero si può sbloccare! Vediamo! Il gigante degli alberi! Dai, io amo i giganti! Io amo i giganti e il fatto che abbia un altro gigante mi fa godere. Bene, bene, ottimo. Ho trovato anche una spada, ragazzi, nell'antica Grecia. Ok, questa cos'è? Vabbè, l'insegnante! Ok, non vedo l'ora di usarli tutti. Quest'albero ha un capello. Ok. Va bene, va bene. Ok, io non ho parole. E l'ultimo, eccolo qua. Credo che con questo ce li abbiamo tutti. Era in Ancient. Guarda che bello. Bene, mi piace anche la mappa. Direi che ora ci mettiamo qua a provarli un pochettino. Guardate quante unità abbiamo. Il gigante. Ora voglio vedere tipo, sapete cosa? Cheerleader contro Bardi. I miei occhi. Oh no. Oh no, cosa sto vedendo? Dai ragazzi, festeggiamo. Musica e allegria. E poi muoiono. Poi muoiono perché si dimenano troppo. Non hanno più energie. E muoiono da soli. No. Ma è la musica che li fa impazzire. Ok, ok, no. Che tristezza, hanno vinto i bardi. Non me lo sarei mai aspettato. Proviamo invece l'insegnante contro invece quelli che hanno un sacco di ventagli. Vediamo che succede. E vabbè. Avete visto i ventagli? Non li fanno passare. You shall not pass. You shall not pass. Filate via, filate via. Whee! Noi vogliamo soltanto usare questa spada, monsieur. Vogliamo soltanto usare questa spada, monsieur. Non potete. Voi avrete invece tanta aria, piccoli cleopatri miei. Ah, oh, 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 la lama è arrivata. La lama è arrivata. Oh, signore. Non ce la fanno, niente, non ce la fanno. Ah, è mortale, dopo un po' muori. Quindi il vento ti uccide dopo un po'. Cavolo, sono veramente lamer. Allora vediamo gli insegnanti contro un samurai gigante, cosa cambia. Samurai, arrivare a fetire. Boom! Ho preso paura. E allora vediamo il samurai contro il gigante vego. Cosa succede? Vieni qua! Vieni qua, samurai gigante! Fatti vedere! Oh, oh, non mi fa niente! Mio pugno invece distrugge! Secondo me il gigante è più forte. Il gigante è veramente troppo forte. Guarda che pugno in pancreas! Guarda che pugno in pancreas!
ti fa nuova l'armatura! Seikiro, boom! È uno di quei boss di Seikiro. E questo è un Seikiro alle prime armi. Due tri giant versus giant. Vediamo che succede. Bam! Gli alberi fanno male, soprattutto se te li tirano nelle scapole. Signore, guarda qua. Non voglio i broccoli! Non voglio i vostri dannati broccoli! Via da me! Non mi piace la verdura! I vegani vincono sempre! Vediamo invece i draghi contro i draghi giapponesi. Vediamo. Drago contro drago. Guardali, guardali! Mamma mia! Arrostito subito. Non c'è speranza. Non c'è speranza. Allora vediamoli contro i monaci. Monaci contro draghi. Bruciate! Beh, il casino l'hanno fatto. E questi cosa sono? Dei legnetti. Ah no, sono le ruote delle carriole. Ok, fanno solo un po' di fuoco. Tanto fumo, poco arrosto a questo punto, direi. E vediamo cosa succede se metto tipo un miliardo di questi. Ok, contro il gigante. Voglio vedere. Tenetelo lontano! Fatelo volare! Tenetelo lontano! No, cavolo! Nemmeno con tutti questi ce la facciamo? Cioè, fa più fatica! Fa più fatica, ma non ce la fanno! Vai via! Begon! Giant Tot! No, niente, rifacciamo solo un po' d'aria, mi sa. Peccato. Peccato, sì, dopo un po' moriremo. Dopo un po' moriremo. Ah, ecco come è caduto il muro Maria. Live in diretta. Ah, ho capito cosa fanno le cheerleader. Danno potenza. No, ho capito. Ho capito. Se mettiamo un casino di cheerleader e mettiamo tantissimo quelli che fanno il fan, ma proprio tanti. Ok. E poi mettiamo un gigante, mi sa che siamo stimolati e avranno un sacco di più potenza. Guardate, ora vedrete. Guardate! Guardate! Lo stiamo facendo volare, eh! Vabbè, sta volando di suo. Sta volando di suo. Cavolo, però mi tranciano. Cavolo! Oh, 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 oh. Abbiamo sicuramente più energia, ma questo samurai è troppo forte. Vabbè, ho capito. I giganti non sembrano molto affetti dal vento. Ma se io dovessi mettere... che ne so, una persona un po' più normale... Immaginavo! Volava mappa a mappa. Ok, va bene, dai, abbastanza per gli esperimenti di Gabby per adesso. Credo che abbiamo visto tutte le unità. Andiamo un po' a giocarci la nuova campagna dei giapponesi. Samurai? Clavarai, mi chiamerò io. Gli uomini dalle mille e una clava. Siamo arrivati urk, anche in Giappone non ci fermiamo. Anche in acqua noi andiamo. Sono già morti. La tribù degli Urkaburka stavano andando ad attaccare il Giappone. I samurai. Cosa passano 10.000 samurai contro la potenza di 8.000 clave? Pestate. Arrivano dappertutto? Anche qui? Ma contro 8.000 Urkaburki, come fate? Non possono. Non possono far niente. Perché il numero fa la forza. Il numero. Guardate come sono maciullati. Hanno combattuto fino alla fine. Guarda cosa è successo. Dove non mettere quella clava nella gamba di tuo fratello. Oh, non cadete nel buco. Non cadete nel buco. Non cadete nel buco, scemi. Perché si ostinano? Cosa succede se metto un mammut in mare? Ok, si bugga, bene. Quando sono buggati sono ancora più belli. Giappone, Giappone, che facciamo con te? Qualche Spirtron? Vediamo! Clava comanda, clava colpisce! Spada da samurai contro clava? Ma se colpisce la clava è roba dura! Vedete? Ci sono veramente forti, sono veramente... Arrivano i ninja! What the? What the? Guardali come tirano roba! Sono veramente forti e sono veramente anche molto veloci! Ce la faranno le mie lance? Beh, un po' sì! Però, cavolo, sono straveloci! Mi hanno distrutto! E sapete perché? Perché il mammut era a farsi un bagno. Vediamo cosa succede. Cioè, guardate, vedete che è incastrato! Il mammut è morto! È morto da solo! Non ci credo, per quello abbiamo perso! Perché il mammut si è affogato con le sue stesse zanne! Ok, ok, questa volta andrà meglio, credo.
Questa volta è andata meglio. Ma non ne arrivano da tutte le parti. Giapponesi ovunque. Non cadete. Non mi ha dato il permesso. Tutti che cadono, vi prego. Fate qualcosa. Beh, anche i giapponesi. Sono tutti un po' scemi qua. Ma abbiamo vinto Urca Burca, sì. Sei Kiro. Questa volta siamo contro un giapponese solitario, forte. Il re dei samurai. Cosa posso fare? Voglio vedere se un mammut lo batte. Basta che il mammut non si butta nel... dirup. Speriamo. Vediamo cosa succede. Mammut contro un Seikiro. Cosa succede? Ah! Non avevo visto quegli arcieri dietro! Cavolo! Fuochi d'artificio! Anche quel dragone! Aiuto! Mammut, resisti! No! Si vuole suicidare, secondo me. Tra un po' si butta... No, 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 no. Oh, me lo state facendo arrosto. Me lo state arrostendo. Fai qualcosa, mammut. Cavolo. Cotto a puntino. E allora ci penso io. Per donare potenza al mammut, dobbiamo mettere la preistoria. Queste pietre mi sono costate tutti i miei risparmi. Ma andiamo, vediamo che succede. Ok, abbiamo già tirato le pietre. Oh, è morto da subito. No, si rialzano, si rialzano. Basta spettacoli pirotecnici. Ok, 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 dai, buttate giusto, drago. Tira quella pietra, è giunto il momento. Non venire arrostito. Bravo. Ok, ok, dai che stiamo andando abbastanza bene. Dai che stiamo andando abbastanza bene. Ok, ok. Mamma mia, tre donne giapponesi l'hanno fatto fuori. Ehi, noi giapponesi uccidere tutti. Oh no, 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 Oto, Oto. Povero sederino del mammut. Cavolo, sto morendo. A parte che saltano in aria anche loro da soli. No, sei il solito. Sta facendo il finto morto in realtà. Lui sa molto bene quello che sta facendo. Ora vedrete, pian pianino si direzionerà e troverà l'equilibrio in se stesso. Si unirà con il tutto. Dai mammut, fagli vedere. Vai, bello slancio. Bello slancio. Bello slancio, mammut. Mammut. Oh, è scemo forte. Però ce la può fare. Dai, per un pelo di pepelo. Dai, bella, 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 bella. Questa volta sì. Schiaccia, schiaccia pesante. Carne grassa per resistere all'inverno. Sapete i mammut? Oh, l'era glaciale, roba. Wow, in una scoreggia l'abbiamo passata. Ok, mancano pochi. Mancano veramente pochi. Ha qualche problema motorio questo mammut. È un po' vecchio, ma ce la sta facendo. Mamma mia, quel colpo è stato duro. Siamo solo un mammut contro il si è lanciato. No, mammut. No, mammut, non provare. La tecnica della panciata comunque ce l'ha fatta. Abbiamo schiacciato l'ultimo Seikiro ed è morto. Vittoria is nostra. Altri samurai, e questa volta dei ninja. Ok, stiamo attenti. Qui cosa c'è? Ok, vedo che c'è una strana... Ah, la guaccia. Guarda qua, c'è quell'unità che spara tantissime frecce. Oh no, come posso fare io? Vediamo. Secondo me le valchirie qua sono buone perché si muovono in modo veloce. Ok, valchirie. Qualche arciere di ghiaccio sopra i tetti giapponesi. Qua non mi vedete, infami. Qua non potete spararmi. E poi metterò dei testa d'uovo che saltano velocemente e precocemente, come piace a noi. Ok, qui invece nella zona calma, relax sensei, metterò... i Snake Archer! No. Metterò Zeus in persona! Giapponesi! È l'ora di convertirsi all'antica greca! Ok, e metterò altri lance belle lontane. Sì, è un piatto salsiccoso questo. Ok, ok. Qualche tizio del veleno ci sta sempre. E anche qualche scudo di protezione volontaria. Andiamo! Grecia! Questi hanno già sbagliato! Ok, hanno già sprecato le frecce. Benissimo, distrutta. Avete visto? L'angelo Michele ce l'ha quasi fatta. Ora però è tornato in paradiso. Adesso andiamo avanti e vediamo che succede qua. Cavoli, i samurai sono veramente letali. Dai che magari il veleno li fa inciampare. Dai che il veleno li porta nel fosso. Cadete nel fosso, amici. Cavolo, però guarda, si buttano. Zeus, tocca a te.
Vai, Zeus. No, Zeus, dai. Bravo, Zeus. Resisti, ricordati che tu sei colui che ha partorito Erculino. Erculino cosa direbbe se ti vedesse così? Bravo, Zeus. Leggenda in greca e ormai anche in oriente. Devo parare qualcosa? Questo livello si chiama parata. Perché parata? Devo parare qualcosa? Va bene, ma noi parliamo, noi siamo persone di fatti. Quindi proverei con lo Jarl. Con lo Jarl tedesche. Lo Jarl è molto forte. Ja? No, Jarl. Ok, ora mettiamo tutti questi. Ma che schifo, pochissimi soldi. Vediamo se questi bastano e avanzano. Andate orsetti miei, resistete. Aiuto, aiuto, il piede strano. Ho il piede strano, tra un po' salto. Ok, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. Gli Jarl stanno resistendo. Tenete alto il morale della Germania. Dai che cadono, sì, nel posto di sporto. Ok, ok, quello vola. Quello vola. Aiuto! Se attacchi un fuoco d'artificio ad un angelo, ecco quello che succede! Guarda, si è trovato un punto dove rilassarsi, però. Sono contento. Ho tutti sti giapponesi, però sono duri. Mannaggia i vostri fuochi d'artificio! Ah! Ok, guarda da quanti! Ne ho 800 attaccati! Sta urlando male. Sta urlando male. Io Jarl è ancora vivo? No! No, è stato... Esatto. Gli abbiamo tirato... Dai, però! Questi fuochi d'artificio! 360 no scope! Ora sono veramente pochi, ora sono veramente pochi. Ve l'ho detto! Il numero! Tirate quelle pietre! Wow! Ok, ok! Urk, urk, urk! Botta tua, bene! Botta tu, ricevere! Donna, donna, caverna! Tu avevi i capelli da donna? Donna nella mia caverna! Va bene, siamo riusciti a prendere quei giapponesi che sembrano delle donne perché hanno i capelli lunghi. E i miei cavernicoli hanno scambiati per donne delle caverne. Ho installato delle mod al gioco, quindi in teoria adesso posso usare forse nuove unità. Andiamo tipo... qua, su Medieval 2. Vediamo un po' se è vero. Oh sì, ci sono! Guardate! Adesso abbiamo i pirati! Non ci credo! Vedete che sono vestiti da pirata? Questa è una mod! E ce ne sono tipo tantissime in questo gioco. Questa dovrebbe essere una nave pirata. Il capitano pirata? Sono tipo dei re, ok. Li metto vicino alla barca. Va bene. Il pirata ubriaco? No, ma è Bob Ross con due bottiglie. Ok, ma non so se hanno gli stessi attacchi. Secondo me sono tipo ritexturati, no? No, ok, hanno degli attacchi in più. E il rematore con i remi. Abbiamo anche degli swordman. No, non ci credo, guardate. Ci sono invece questi pirati che hanno la spada. Bene. Possiamo anche usare i samurai noi adesso volendo. Vai, pirati contro samurai. Mi piace questa battaglia. Voglio un po' vedere che succede. Me la sto facendo sandbox. Mettiamo anche una bella acacia. E vedo che c'è un Monkey King. Non ci credo. Avete visto che roba? $2000 ha il Monkey King. Oh, vabbè. Sentite, faccio una cosa. Partiamo così e vediamo che succede. Voglio vedere cosa fa il Monkey King. Aiuto! Mi stanno già attaccando malissimo questi pirati. E sono altissimi! Porca vacca, sono altissimi sti re pirata. Vai, Monkey King! È sparito! Si teletrasporta! Dov'è? Dov'è adesso? Ci hanno stravinto i pirati, non pensavo. Guardali, guarda, guarda questo pirata. Prendete il mio room! Prendete il mio room! Dannate scimmie! Oh, ma non muoiono! Non muoiono sti pirati! E le mie scimmie stanno sparendo tutte! Hanno la tecnica del teletrasporto! Ma per sparire è farmi perdere! Quindi una scimmia non muore. Sparisce e basta. Ok, ho addirittura fatto i pirati contro il gigante. Cioè, guardate che roba. Mamma mia, con il veleno. Questa è l'ultima. Ok. Ok. Oh, cacchio. Ok, ha vinto. Hanno vinto i blu? Sono riusciti a farlo fuori. Sono veramente troppo forti.
Cioè, devono nerfarli. Questi pirati sono fortissimi. Ma va bene, ragazzi. Sapete una cosa? Il vostro Gabibbo conclude questo episodio di Tabs qui. Spero vi sia piaciuto. Nei prossimi, magari, andremo avanti con delle mod. Perché, ma con le mod, questo gioco diventa infinito. E tra un po' aggiungeranno anche il creator di unità. E allora là, mamma mia, non vedo l'ora di creare le mie pazzie. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi!